Antonello San Marco, direttore generale del Rimini. Un'avventura questa tua, anche se hai un'esperienza nel calcio fuori dal comune. Sì, certo, un'avventura è una responsabilità, è una grande responsabilità. Io sono orgoglioso di rivestire questo incarico, spero di essere all'altezza. Il tempo ce lo dirà, io ce la metterò tutto. Ringrazio il Presidente per avermi dato questa opportunità, che ripeto è una grandissima responsabilità. Io mi occuperò della parte, diciamo, organizzativa, poi invece per quanto riguarda l'aspetto sportivo ci sarà un direttore che farà tutto, un direttore sportivo che si occuperà chiaramente di tutta la squadra. Vedo che rifate l'accoppiata, tu sì. E il direttore sportivo che ancora non ha firmato ma per questioni burocratiche, esatto. Eccetera, però Alfio Pelliccioni col quale tu hai lavorato e collaborato, dovreste fare un bel tandem. Sì, infatti con Alfio abbiamo lavorato quasi 10 anni su a San Marino insieme, quindi c'è veramente molto feeling, ci conosciamo da 29 anni e quindi penso che, ritengo che con lui si lavori benissimo, ritengo una persona, un amico, una persona seria, una persona sicuramente affidabilissima, un grandissimo esperto del calcio sia di Serie D che di Serie C, quindi in qualsiasi categoria si giocherà lui è sicuramente darà il suo contributo, la sua grande esperienza. Per l'allenatore ho saputo che Arrigo Sacchi ha rifiutato e anche Alberto Zaccheroni, però ci sta pensando, quindi chi può essere l'allenatore del rilancio? Antonio Conte. Antonio Conte perché lo mandano via dall'Inter. Bei nomi, magari, sicuramente. L'anno scorso avevamo parlato anche con Arrigo Sacchi, perché tramite un amico comune, e lui ci aveva dato dei consigli anche al presidente, che era a consigli societari. Quindi lo inviteremo sicuramente a venire alla partita. Può diventare il presidente onorario, Arrigo magari, Sacchi, perché è innamorato di Rimini. Magari, ma penso 82. Penso che il presidente gli dia anche davvero un incarico, Sarebbe... è sensibile, ama Rimini e i riminesi amano lui, certo, quindi certo. Può essere utile in magari, questo rilancio. Magari. Allora, i prossimi obiettivi, a parte l'allenatore, che so sì. Che ne avete contattati alcuni sì. E sì. Che vogliono sapere la categoria, sì. Però è difficile sapere la categoria fino a Ferragosto, perciò bisogna allestire la squadra, visto che andrete a Sant'Agata Feltrina dal 9 al 20, non sono poche 2 settimane. Di solito sono sempre state fatte 2 settimane, per il momento abbiamo opzionato così, stiamo anche cercando altri campi qui nei dintorni per continuare la preparazione. Considera che si inizierà a giocare il 27 di settembre, quindi poi c'è tanto tempo anche, no, da stare, diciamo così, fermi a livello ufficiale. E allora col direttore, con Alfio, avevamo proprio ipotizzato quella data lì, anche perché se si farà la Serie C o l'interregionale, con la Serie C molto ovviamente non c'è neanche la Coppa Italia, dicevano, quindi si tornerà davvero a giocare a livello ufficiale il 27 di settembre, che è una data insomma abbastanza in là. Dovete mettere le mani anche al progetto Gaio Fana, perché Rimini non può continuare a spendere soldi in tutti i campi in giro per la provincia per poter allenare le squadre. Vero, anche quello ce ne stiamo accorgendo adesso, che è difficile trovare infatti i campi di allenamento sia per la prima squadra che anche per il settore giovanile. È un handicap importante per la città di Rimini, sicuramente il progetto di Gaio Fana potrebbe essere utile. È un discorso che con il presidente si affronterà, adesso ci sono altre priorità. Una domanda che è una battuta, il nuovo Rimini dovrà vincere in casa, fuori casa, in trasferta e a tavolino? Sì, con le carte legali, ci sta pensando l'avvocato Di Cintio a fare questa battaglia qui, sicuramente. È già pronto, il presidente ci ha parlato, si è incontrato con lui l'altro giorno, ha già tutte pronte le carte per andare al Consiglio di Stato. Sì, andare però. A Firenze, convincere il presidente che aveva fatto delle mezze promesse a Rimini. Rimini non può retrocedere per il Covid. È uno dei punti in programma. Il governo ha sbagliato, certo, Quell'articolo 281, e anche l'amministrazione di Rimini doveva essere più solerte
per farlo cambiare quando si poteva, non l'ha fatto, però adesso è importante che l'amministrazione parli col governo, cioè, si faccia sentire. Rimini non merita la D. Assolutamente vero, una città importante come Rimini, con una storia importante, dicevamo prima, una storia calcistica veramente importante, merita sicuramente palcoscenici più importanti, quindi almeno la Serie C. È un punto che abbiamo in programma, quello di andare a parlare anche in Lega per cercare insomma di aprire un po'. Antonello, in bocca al lupo, perché vedrai che farei bene, perché sei un personaggio umile, nel senso che disponibile e di grandi capacità. Io sono convinto che te e Alfio farete molto bene per Rimini. Grazie Roberto, crepi Luco e ce la metteremo tutta, dai. Incomincia l'avventura del signor Alfredo Rota. Una volta c'era il giornalino "Incomincia l'avventura del signor Bonaventura". D'altronde ci vuole anche un po' di fortuna, ci vuole, insomma, è veramente un impegno gravoso, nuovo per lei, anche se è un appassionato di calcio da sempre. Ecco, i suoi sogni. I miei sogni sono quelli far bene per la Rimini Calcio. Di conseguenza la cosa principale che è un mio desiderio fare è quello di fare una squadra competitiva e che possa dare soddisfazione ai tifosi. Non sappiamo ancora in quale campionato. Il ricorso al Consiglio di Stato è stato già predisposto, lei ha firmato già le deleghe all'avvocato Di Cinzio, però bisognerà fare qualche viaggetto a Firenze per vedere che le mezze promesse che aveva fatto il presidente della Lega Pro diventino realtà, perché Rimini meriterebbe la C1. Sì, lì lotteremo all'infinito per riuscire a essere riammessi nella categoria della Lega Pro. Questo lo so, è un impegno e quindi è importante. Ecco, il gioco del calcio costa, lei ha una bella azienda eccetera, però se fosse Serie C sarebbe esagerato come costo. Lei si sta guardando attorno con dei possibili soci di Rimini o fuori, non è un problema che siano stranieri o italiani, però è importante creare una compagine che possa affrontare il futuro con la forza dei denari più che delle idee. Certo, sì, ci stiamo guardando attorno, tutto lo staff, io, Antonello San Marco, stiamo cercando di recuperare forze per far sì che si possa sostenere il costo della Serie C. Poi speriamo che anche facciano qualche riforma per quanto riguarda l'esagerazione di costi che è un campionato. Defiscalizzazione. Bravissimo, quello in riferimento alla defiscalizzazione. Ecco, il gruppo di riminesi che era nato per dare una mano a Grassi e quale anche lei aveva aderito a questo possibile progetto, ecco, si sono fatti avanti e lei sta trattando col gruppo, diciamo, che ha detto prima in conferenza, di Lucio Paesani, o ancora è tutto un pourparlers? Io sto trattando con, ho incontrato Lucio Paesani che mi ha detto di avere un gruppo di imprenditori disponibili a investire nella Rimini Calcio. Non conosco i nomi delle persone che ne fanno parte. Adesso ci sarà modo con Lucio Paesani di vedersi e approfondire, incontrarsi e vedere appunto chi fa parte di questa cordata. In ogni caso io non nego che ero uno degli sponsor che avrebbero aiutato Lucio Paesani qualora si fosse messo d'accordo con Grassi per fare in modo che Grassi rimanesse e che Grassi ottenesse un aiuto anche esterno per sostenere i costi della squadra. Quindi si può bussare tranquillamente alla porta di Alfredo Rota, se lei è disposto a parlare con tutti e trovare una possibilità di ingrandire la famiglia Rimini Calcio. Certo, sarò io ad aprire la porta, qualora qualcuno si facesse avanti per il bene del Rimini Calcio.